Buongiorno amici, in questa nostra pillola di storia napoletana oggi voglio parlarvi di un argomento assai particolare, o meglio di un nostro illustrissimo e per lo più sconosciuto nostro concittadino. Sto parlando del Duca Sergio VII. Chi è il Duca Sergio VII? Ebbene, prima che Napoli diventasse capitale del regno, prima anzi che Napoli facesse parte del regno, ebbene Napoli era un ducato indipendente. Un ducato indipendente di origine bizantina, quindi che aveva avuto una diretta filiazione all'impero romano, e l'ultimo duca ad aver dominato, signoreggiato su Napoli è proprio questo Sergio. Sergio fa parte della dinastia dei Sergi e con lui si chiude questa esperienza plurisecolare. Ma torniamo a noi. Il duca Sergio VII è una figura poco conosciuta, poiché è vissuto proprio negli anni di un altro illustre meridionale, il re Ruggero II. E proprio del re Ruggero II è stato uno dei più acerrimi nemici. Ma veniamo un attimo a fare un quadro della situazione. Intorno al 1120, ormai Napoli era diventata un ducato sempre più piccolo. Noi sappiamo che il potere dei duchi si era via via assoggettato. Considerate che Sergio, per provare a mantenere il potere e a rinsaldarsi nei confronti dei normanni che ormai la cerchiavano, fece due cose molto interessanti proprio negli ultimi anni della sua signoria. Innanzitutto promulgò quello che viene detto il Pactum Sergi. Il Pactum Sergi, ebbene, è un articolo importantissimo perché è un tentativo di instaurare in Napoli un accordo tra il duca e gli uomini della città, ovvero uno statuto di tipo comunale, che è estremamente all'avanguardia e soprattutto è una cosa assai rara per il meridione d'Italia. Quindi noi dobbiamo pensare che il Ducato di Napoli, all'inizio del 1100, stava prendendo la strada dei comuni dell'Alta Italia. E questo già è interessante. E poi nel 1129, sempre per difendersi dai normanni, organizzò con i gaetani, quindi gli abitanti di Gaeta, una pace decennale. Ma perché questa pace decennale è importante? Innanzitutto noi abbiamo ancora il testo del trattato e in questo testo ci viene detto quali erano le pertinenze nel 1129 della città di Napoli. Ebbene, sappiamo che dal 1048 i normanni cominciano ad aumentare nei dintorni. Nel 1129 a Napoli è rimasta la città di Napoli e tutta la costa che va da Pozzuoli a Torre del Greco, più pertinenze sull'isola di Ponza, Zannone e Palmarola, più l'isola di Ischia, che pare fosse ancora del Ducato. Nel 1130, per spiegarvi la situazione, sappiamo che era presente un nobile, un barone, un cavaliere normanno che addirittura taglieggiava la zona di Capodimonte. Quindi dobbiamo capire quanto era stato eroso il potere del duca. Comunque veniamo a questa grande guerra che oppose il conosciutissimo Ruggero II, fondatore della monarchia, al meno conosciuto, ma pur sempre importante, Sergio VII, ultimo duca. Ebbene, Sergio, dopo che Ruggero II venne incoronato nel Natale del 1130, subito prese le armi in coalizione contro il sovrano. Questa coalizione riuniva i duchi locali, l'imperatore Lotario III, il papa Innocenzo II, i pisani e i genovesi. Dopo un anno più o meno di guerra, il re di Sicilia riuscì a sbarcare in Campania, dopo aver sottomesso Amalfi e occupato Salerno, cominciò a spingere verso Napoli. Il duca a quel punto alzò le mani e si recò nel 1131 da re Ruggero a Salerno e fece atto di sottomissione. Poco dopo, giusto il tempo che Ruggero tornò in Sicilia, stiamo parlando di qualche settimana o qualche mese, di nuovo il duca riprese le armi e riprese una ribellione che questa volta durò 3 anni, dal 1131 al 1134. In questa ribellione, di nuovo con tutti gli alleati continentali, diciamo così, addirittura per finanziare l'arrivo di una flotta pisana e genovese, vendette tutti i paramenti sacri della cattedrale di Napoli. La cosa funzionò, perché riuscì in questo modo a sventare un assedio navale, un attacco navale dei siciliani su Napoli. Tuttavia, nel 1134 decise di nuovo di arrendersi e fece un nuovo atto di sottomissione. Passarono pochi mesi e di nuovo partecipò
ha una nuova lega contro il re di Sicilia. Considerate che il re di Sicilia aveva proprio nei dintorni di Napoli un acerrimo nemico, Renulfo di Alife. Renulfo di Alife non verrà mai sconfitto e anzi sconfiggerà in ripetute occasioni i siciliani e pertanto Sergio lo seguiva parecchio. Sergio di nuovo partecipò a questa guerra, questa volta dal 1135 al 1137, e direttamente i siciliani assediarono Napoli ininterrottamente per 24 mesi, per mare e per terra. Non riuscirono mai a espugnare Napoli. Considerate che Napoli, nella sua storia, diciamo medievale, alto medievale, viene espugnata soltanto da Belisario durante le guerre greco-gotiche, quindi per secoli, poi è rimasta città inespugnabile e resta inespugnabile anche addirittura per Ruggero II. Comunque, Sergio nuovamente si arrende e questa volta fa atto di sottomissione reale e anzi partecipa, sempre nel 1137, a una spedizione del re di Sicilia, Ruggero II, e del principe di Sicilia, Ruggero III, contro il nemico di sempre, Renulfo di Alife, che era il grande alleato di Sergio fino a poche settimane, pochi mesi prima. Ebbene, per ironia della sorte, ironia della storia, questa battaglia combattuta il 30 ottobre del 1137 a Rignano, in Puglia, vede un'enorme sconfitta dei siciliani, che lasciano sul campo migliaia di uomini, vedono fuggire a cavallo nottetempo il re Ruggero e il principe Ruggero III fino a Salerno, però muore sul campo un nobile piuttosto importante, che è proprio Sergio. Sergio a questo punto lascia Napoli, non ha eredi. Tra il 1137 e il 1139 c'è una reggenza nobiliare piuttosto movimentata, fin quando Napoli non viene occupata militarmente da Anfuso o Alfonso, che è il figlio terzogenito e re di Sicilia. Poco dopo, pare nel 1140, Ruggero II fa il primo ingresso trionfale a Napoli, che viene di fatto annessa al regno. Considerate che questo periodo è veramente molto molto poco conosciuto perché, diciamo, nella cultura napoletana, soprattutto nella cultura napoletana moderna, fanno conto gli ultimi 2 secoli, il regno dei Borboni, e già nei secoli precedenti c'è un po' di nebbia, diciamo nebbia storica, però per quanto riguarda il periodo alto medievale si brancola generalmente nel buio. Noi pensiamo a Sergio come un uomo che ha tentato di fare tanto, purtroppo non ci è riuscito per le vicissitudini della storia, ma comunque i napoletani sono vendicati solo poco tempo dopo di questa occupazione normanna, poiché tradirono il bisnipote di Ruggero II, Manfredi, nella battaglia di Benevento, lasciando l'ingresso degli Angioini, quindi diventando capitale del regno. Considerate che il Ducato di Napoli, che è un periodo estremamente poco conosciuto, in realtà è durato dal 1598 al 1137, per un totale di addirittura 539 anni. Ebbene, io sono Ruggero Savarese e spero che questa mia pillola di storia, forse un po' lunga, forse un po' particolare, vi abbia dato lo spunto per studiare la nostra storia alto medievale. A presto!